Si rinnova il legame tra la chiesa di San Leonardo nella zona orientale di Salerno e i suoi fedeli. La parrocchia ha concluso i festeggiamenti per San Leonardo, supportati anche dal comune di Salerno, iniziati il 29 ottobre e proseguiti con il triduo del fine settimana, con la celebrazione eucaristica domenicale presieduta dall'arcivescovo di Salerno, Monsignor Luigi Moretti, che ha benedetto anche i locali dell'oratorio intitolato Don Giuseppe Cerrone. I nuovi locali, alla cui ristrutturazione hanno partecipato abitanti della zona e tanti volontari, sono stati intitolati, per volontà dell'attuale parroco Don Antonio 40, ad un suo storico predecessore, deceduto pochi anni fa. Dopo l'inaugurazione, l'oratorio sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 19. La volontà della parrocchia è quella di creare un punto di ritrovo per San Leonardo, in particolare per i più piccoli dopo la scuola. Colgo questa occasione veramente per rinnovare i complimenti a questa comunità che cresce giorno in giorno, animata da Don Antonio, e anche questi locali dell'oratorio possano essere il luogo dove soprattutto i ragazzi trovano il modo per crescere insieme nella conoscenza di Gesù, ma anche nell'amicizia e nella fraternità. La parrocchia è in festa, San Leonardo il nostro patrono è un modo per ravvivare tutto ciò che noi stiamo facendo insieme, costruendo gruppi, l'oratorio stesso, l'impegno che c'è per la partecipazione, i nuovi ministranti. E poi è un momento di rilancio, perché l'entusiasmo di questi giorni non fa altro che ravvivare il fervore e farci guardare avanti. Questa è una comunità che cresce, è una comunità che desidera essere la comunità del Signore, nel Signore, per il Signore.